innanzitutto parto subito ringraziando a MSC, l'impresa agnese e i miei collaboratori per aver organizzato tutto sommato in poco tempo una bellissima cerimonia. L'abbiamo stalkerizzati, sono stati veramente bravi, penso che si veda, e ci tengo nel partire con questo ringraziamento. Noi siamo alla vigilia di 15 giorni abbastanza inusuali, strategici per la città, e ci è sembrato giusto, l'abbiamo voluto creare questo ponte, questo doppio evento, quello dell'avvio del terminal Bettolo, e il 4 maggio avremo la cosiddetta posa della prima pietra della diga foranea. Inusuale perché un evento come quello della diga ovviamente avviene una volta ogni 100 anni, però bisogna saperlo spiegare perché in questo momento a Genova, in questo momento diciamo da almeno 5-6 anni, sta avvenendo una rivoluzione dal punto di vista infrastrutturale, trasportistico, di riqualificazione della città, in parte della regione, che è stata avviata dal presidente Totti e dal sindaco Bucci. Si deve certamente a loro avere creato questa grande discontinuità in una realtà che fino a quel momento segnava un po' il passo in diversi anni. Queste opere ormai sono note: il terzo valico, la gronda, il tunnel, ultimo miglio ferroviario, ultimo miglio stradale, riqualificazioni ambientali, old ironing, sono opere che ovviamente traguardano l'obiettivo di rendere il porto e la città più competitiva, più attraente, aumentare gli investimenti, il lavoro e la ricchezza. Però tutta questa buona volontà, tutto questo impegno, tutta questa capacità di mettere a terra le opere, se il privato non arriva, restano un po' azzoppate, restano un po' lettera morta. È sempre questa la scommessa, quando chi di voi ha studiato politica economica, questo si spiegava sempre. Il pubblico deve preparare il terreno, il contesto, perché il privato possa operare. Il privato non aspetta mai il completamento dell'opera. Il privato, in inglese lo chiamano signaling, quando intuisce che la scommessa può essere vinta, quando intuisce che il pubblico è serio, riesce a mantenere quello che promette, si muove, anticipa anche di molto, può anticipare anche di 3 o 4 anni, e questo credo sia il significato più profondo della vicenda di oggi. Una vicenda che con grande schiettezza devo dire si era anche un po' incagliata. Noi abbiamo fatto, i miei predecessori, questo momento da loro, hanno riempito l'altra Bettolo, traguardando certamente un terminal full container che non avrebbe mai potuto e non potrebbe avviare pienamente l'operatività senza spostare la diga. Però la riqualificazione di questo terminal passava per una serie di sfide non da poco. La prima, che la vedete qua in modo plastico, è che noi dobbiamo preparare questo terminal per poter servire le grandi navi senza interrompere l'operatività di MSC. Questa è una prima grande esigenza di coordinamento tra i lavori dell'impresa appaltatrice, che deve compatibilizzare con le esigenze di Bettolo, che è qua come terminalista, grazie anche al coordinamento dell'MSC, lavori e operatività. Ma questa non era l'unica sfida. La sfida è anche quella di coordinare i lavori di apprestamento del piazzale, che verranno descritti molto bene per chi mi seguirà dopo, con i lavori di estensione
della banchina, verrà una banchina lunga, con i lavori di riempimento di Calata Giappone, che farà parte di questo unico grande terminal, guardando alla data di operatività degli specchi alti con la nuova linea. Capite bene che dirlo qua in due parole è un conto, ma poi concretamente non è facile. Ho voluto dire, perché c'è stata effettivamente anche qualche difficoltà nell'arrivare allo straordinario risultato di oggi, voglio tornare a ringraziare alcune persone che sono qua, che mi hanno aiutato a superare questa difficoltà. Certamente lato Galassia MSC, il dottor Lavarello, il dottor Ciccarino, tutto il management di Bettolo, l'ingegner Maccarini, che hanno mostrato grande pazienza, grande attenzione per poter arrivare al risultato di oggi. Oggi abbiamo l'onore di avere il CEO Sorrentotti, che viene un po' a battezzare, a vedere quello che è stato fatto. Abbiamo cercato di spiegarglielo bene questa mattina, ma mi è sembrato giusto spiegare come si possa arrivare a certi risultati soltanto con un lavoro di team. Devo ringraziare Agnese, che quando è stato sollecitato per poter accelerare ed arrivare al risultato da quello di oggi, ha risposto con grande reattività, con grande disponibilità. Oggi c'è un articolo sul Secolo che spiega bene questa sfida, che spiega bene il contesto anche in cui un operatore come questo che opera, e qui si torna a capire la dialettica che c'è tra pubblico e privato. Non c'è bisogno di spiegare, quando prima ho citato l'intervento dei privati, l'importanza che hanno e avranno per traguardare i prossimi 5 anni. Saranno 5 anni difficili, di lavori anche molto sfidanti, ma penso che un evento come quello di oggi, vediamo quello del 4 maggio, sia il segnale più forte della robustezza di questo sistema portuale, e di questo ovviamente ringrazio tutti voi. Grazie.